Ecco qui per te una frase che ti aiuterà a sbloccare la tua vita in uno schiocco di dita. Scrivila nei commenti e salvati il video per ripeterla più e più volte al giorno. E la frase è: sono una forza inarrestabile. Ricordati, il nostro subconscio è quello che prende la maggior parte delle nostre decisioni e che ci spinge all'azione in maniera più efficace. Esso è condizionato però da ciò che noi quotidianamente gli ripetiamo. E dato che glielo ripetiamo spesso, ci crede. Ovviamente questo vale sia in positivo, ovvero quando gli ripetiamo frasi motivanti, ma anche in negativo, ovvero quando gli ripetiamo frasi che lo demotivano. Quindi imparare a parlare al nostro subconscio è fondamentale per riuscire a dare alla nostra vita la direzione che noi vogliamo. Sul mio profilo ti do sempre un sacco di affermazioni potentissime che puoi ripetere quotidianamente per arrivare a condizionare il tuo subconscio al fine di portarlo laddove vuoi tu, a realizzare tutti i tuoi desideri. Ricordati sempre che la frase più motivante è quella che risuona maggiormente con te. Quindi scegli le parole che ti ispirano di più, ripetile spesso con convinzione. Ovviamente puoi salvarti tutti i miei video e ripeterle con me, perché il potere di cambiare le cose della tua vita è proprio dentro di te. E dato che sei arrivato o arrivata alla fine di questo video, voglio farti ben due regali. Il primo regalo riguarda un PDF, i 10 comandamenti della legge di attrazione. Li puoi scaricare gratuitamente andando nelle mie storie di Instagram, cliccando sul link e utilizzando il codice che ti viene dato. C'è tutto scritto nelle storie. Il secondo regalo, invece, è l'opportunità di partecipare in diretta a due live su YouTube, all'interno delle quali ti spiegherò come funziona la legge di attrazione e ti farò fare un sacco di esercizi che ti aiuteranno fin da subito a cambiare la tua vita in meglio. Trovi tutti i link e le informazioni nel mio canale YouTube Heller Channel e nella mia pagina Instagram Heller Gratitude. A me non rimane che salutarti ricordandoti che per l'universo ogni nostro desiderio è un ordine, ma dobbiamo imparare a chiederlo nel modo corretto.